Buonasera a tutti da Lorenzo Almanno per la Esport Academy. Vi do la buonasera tra i campi di Martin Sicuro, Alba Adriatica, Aurelia Antica Bianca. Il match a cui stiamo per assistere. Vediamo le formazioni che si apprestano al saluto alla tribuna che li acclama, che li saluta. E tra pochissimo partiremo. Assistere l'Alba Adriatica che cerca di agguantarsi uno dei primi palloni di questi primi istanti di gioco. Recupera bene la difesa dell'Aurelia Antica. Lo scambio ottimo con il centrocampo, poi il pallone che rotola via, la possibilità agli abruzzesi di recuperare. Controllo buono di Cardinale, cerca di girarsi, fa fatica Nukic, spedisce via nella terra di nessuno l'abruzzese con la maglia bianca. La rimettono in gioco le maglie bianche, il tocco profondo, stoppa bene di testa, sporca la traiettoria Ramadani. Pallone che ora si muove sul fronte opposto. Vediamo chi si incaricherà della battuta. Quest'ultima battuta al volo. Biondi prova a scaricare in porta. Ottimo l'intervento dei Capitolini ad interrompere. Caprioni intanto dal fondo. Non controlla benissimo questo pallone Ferraro. Dà possibilità agli abruzzesi di calciare in porta. E riescono a sorprendere il numero uno tra i pali dell'Aurelia. E c'è il primo gol di Biondi, inizialmente vinto dall'Aurelia, poi recuperato dagli Adriatici. Questa volta però il tocco non è dei migliori, il controllo degli abruzzesi, prova ad allungarsela in protezione offensiva Ferri. Neutralizzato benissimo da Galica, che interrompe l'azione offensiva dei Capitolini. Ci mette il fisico Ramadani. Tocco un po' difficile da gestire, si divincola benissimo Ferraro, poi se l'allunga il pallone che si impenna e finisce oltre i confini di gioco. È alto il pressing. L'Alba Adriatica prova a scaricare a terra Caprioni, cerca di farsi spazio, vuole rubarla tra i piedi di Baldini che poi la spedisce in avanti. Un pizzico di esitazione, Ortolani prova a cercare la diagonale su Ferri. Il rimpallo vinto ancora dall'Aurelia, il tiro dalla distanza col mancino che però è un po' fuori misura, finisce ben oltre lo specchio della porta sorvegliata da Di Berardino. A centrocampo che però non trova concretezza, il tiro al volo prova a stoppare Ferri, poi Caprioni a recuperare la sfera, palla in profondità diretta per Biondi, recupera però con le mani Fisichella, il pallone è uscito dall'area di gioco. Si gira bene Ramadani, poi un po' di confusione, la difesa compatta delle maglie bianche impedisce alla numero 24 di penetrare attraverso gli schemi difensivi. Di testa. Bella la risposta di Caprioni in protezione offensiva, trova però Purice che mette fine all'offensiva degli abruzzesi. Prova ad aggredire ancora l'Adriatica, ma recupera bene l'Aurelia. Si destreggia col pallone Ferraro, cerca di farsi spazio tra le maglie difensive avversario. Poi la chiusura che mette il pallone fuori di Caprioni, che risponde bene all'offensiva dell'Aurelia. Bravissimo Marcozzi, bravo. Barriera composta da tre uomini con la maglia bianca. Il contrario. Siamo disposti a sinistra rispetto alla fronte offensivo. Vediamo come gestire la sfera Ferri Luca. Troppo potente il tiro. Ben oltre la traversa, questa che è una delle ultime sfere del match. Si guarda intorno, il tocco sicuro con Caprioni. Sempre presente Ortolani a voler tentare di sporcare queste rimesse. Poi Nepa se l'allunga. Buona l'occasione della numero 2. Interrompe benissimo Piccinini che fa deragliare l'Alba Adriatica. Lo stesso Nepa incaricato di rimettere il pallone in gioco. Palla in mezzo per Biondi, l'ultimo tocco è per lui e arriva il 2-0 dell'Alba Adriatica, doppietta per il numero 19 a maglia bianca quando mancano ormai circa un giro d'orologio al triplice fischio. Ormai ovviamente è molto difficile invertire l'inerzia che si è creata nell'ultimo giro d'orologio, ma c'è il triplice fischio a decretare la fine del match. Vi ringrazio per averci tenuto compagnia. Risultato che vede passare l'Alba Adriatica sul 2-0. Vi ringrazio ulteriormente per averci tenuto compagnia e vi do appuntamento ai prossimi match. Una buona serata a tutti.